Come ti chiami? L'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina. Farmaci per potenziare le prestazioni sessuali, preservativi, sneakers costose e il frigo pieno di cibo. E poi ancora profumi, abiti firmati, ricevute di ristoranti e un arredamento raffinato e ricercato. Campobello di Mazara, 11.000 abitanti e 8 km da Castelvetrano, feudo e paese natale dell'ultimo boss. Lì è stato individuato il covo dell'ultimo padrino, in pieno centro abitato, a Vicolo San Vito, in una casa disabitata da tempo. Una persona educata che se ti incontra ti dice buongiorno e buonasera, non ti dà nessuna confidenza, tu che cosa gli devi dire? Niente, buongiorno e buonasera. Racconta un vicino. Setacciato palmo a palmo dagli investigatori per tutta la notte e oltre, si cercano carte, documenti, prove, forse proprio quelle mai rinvenute nel covo di Riina dopo il suo arresto, quel tesoro che in tutti questi anni sarebbe stato custodito proprio da Matteo Messina Denaro. Quello che ha fatto sono cose tremende. Lui sembrava una brava persona e io l'ho conosciuto quando era giovane. Da sempre amante del lusso e della bella vita, al momento dell'arresto, ieri, alla clinica Maddalena di Palermo, indossava un montone griffato e un orologio del valore di 35.000 euro. Chi è entrato in contatto con lui durante le cure lo ricorda come un uomo elegante che in reparto indossava la giacca da camera e soprabiti di pelle. Amo stare solo, mi piace vivere, mi piacciono le cose belle. Pare dicesse ai sanitari. Passioni coltivate da sempre. Il giovane Messina Denaro scorrazzava a bordo di auto fiammanti per i locali più in del trapanese, corteggiando ragazze e spendendo in cene e champagne, fino alla latitanza nel 1993. Poi l'imprenditoria, sua la trasformazione della mafia da agricola a imprenditoriale, dai supermercati all'eolico ai villaggi turistici, al traffico di opere d'arte. A Matteo Messina Denaro pare sia riconducibile un patrimonio che ammonterebbe a 4 miliardi di euro.